che da sempre è così, non hanno inventato assolutamente nulla. Quindi che succede? Siamo convinti che costi poco e quindi abbassiamo le nostre difese, diciamo così. Attenti, non sempre troverete dei veri affari. Vi parlo anche del 3x2? Sì, attenti al famosissimo, non famoso 3x2. Quasi sempre corrisponde in realtà ad uno sconto reale del 33%, ma ci fanno credere che uno dei tre è gratis. Almeno questo percepiamo, ma non è proprio così. Vi chiedo, amici, fateci caso la prossima volta. Avete mai visto orologi nei supermercati? Io vi dico la verità, non li ho mai visti. Forse un evento più unico che raro. Davvero, adesso facevo mente locale, dove vado in genere a fare la spesa, non mi pare di averne mai visti di orologi. Beh, anche questo è fatto ad arte. Volutamente non ci sono orologi, in quanto il consumatore non deve percepire il tempo che trascorre. Non deve avere fretta, deve stare lì con calma, trascorrere più tempo possibile tra le corsie, no, dei prodotti. Chiudo con il carrello. Vabbè, io non sono giovanissimo e ricordo che in passato i carrelli erano molto più piccoli. Beh, fateci caso, ormai è diventato grande quanto una panda praticamente, è diventato grandissimo. È chiaro lo scopo, no? E ci arrivate se ci pensate un attimo. Un carrello molto grande sembra sempre vuoto, per cui ci spingono a riempirlo sempre di più. Non percepiamo l'idea che abbiamo preso tanti prodotti, perché essendo grande appunto ci dà l'impressione che ne siano sempre pochi e quindi possiamo continuare anche a posto con la nostra coscienza a spendere ancora, ad acquistare ancora. Insomma, queste, ma ci sono tantissime altre tecniche messe a punto dai supermercati, proprio studiate nei minimi dettagli. Queste attenzioni che vi ho suggerito, qualche campanellino e qualche lampadina che ho acceso, purtroppo non ci permetteranno di sfuggire, no, alla seduzione dei venditori. Purtroppo molte nostre reazioni sono inconsapevoli, cioè non ce ne rendiamo conto solo dopo, ma non in quel momento. E forse però tutto questo, spero almeno, che aiuterà a farci sentire meno idioti quando torniamo a casa. Attenti, adesso occhi aperti quando andate a fare la spesa. Quello che hai messo nel rossetto mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto, lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto, ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto, se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre, si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no, se cammini mi fai impazzire. Dei baby come on, scendi di vino dai gradini, ma non te la tiri, con i tatuaggi dei latini, con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto, esco, però ritorno presto, ti prometto. Quando sei arrivato ti stavo aspettando. Ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille. Tre volte di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua. Mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sali da me. Si spoglia e mi facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris. Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Sabato sera suona il club,
cabrionera, siamo in macchina, una stella, si tuffa e viene giù. Poi me ne restano. Sabato sera suona cabrionera, siamo in macchina, una stella, si tuffa e viene giù. Labbra rossa, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema e va bene così, ma poi me ne restano mille. Radio CRT, Working on a Dream. Dieci fori di proiettili nell'anima e il cuore ricolmo di sassi. La strada del ritorno l'ho segnata sulla mappa dei miei passi falsi. Frasi squisite, quelle tue che ora stanno di cibo per gatti, ma sta nel gioco delle parti. Accarezzerò le tue mille spine, sarò fragile. Segue fiero nello specchio questa linea curva lungo i fianchi. Mi fai sentire nuda ancora prima di spogliarmi. Tu sei il pensiero nero che mi culla, anche stanotte scapperai su un taxi. Com'è difficile salvarsi. Rose e viola, stese sulle lenzuola. Gli occhi perdonano per uno come te, te. Anche se dico no, resti dentro di me, resti dentro di me. Rose e viola, stese sulle lenzuola. La voce era quella di Luca, di Giovanni Luca Picariello, rapper conterraneo, erpino verace, quindi è della nostra terra, appartiene alla provincia di Avellino, è di Avellino. Il suo nome d'arte è Gemon, l'avrete riconosciuto sicuramente, lo conoscete sicuramente così. Il suo nome è stato proprio ispirato a quello del samurai Gemon Ishikawa, ve lo ricordate? Il giapponese, sempre un po' silenzioso, no? Ma estremamente letale, compagno di avventure di Lupin III. Chi appartiene alla mia generazione lo ricorderà, anche se in realtà credo che Lupin III lo abbiano dato di nuovo in televisione, forse addirittura abbiano fatto un film. Adesso non vorrei dire bagianate, devo un attimo approfondire questa questione, mi devo documentare, ma credo che sia stato fatto anche un film su Lupin III. Rose Viola è la canzone che abbiamo appena ascoltato, è il brano che sta
stato tra le altre cose presentato al 69esimo Festival di Sanremo, cioè nel 2019. Quindi complimenti al nostro conterraneo. In quel periodo, quindi in quell'occasione, si è classificato al 12esimo posto, ma insomma la sua musica, lo sappiamo, è una grande vetrina Sanremo, per cui è stato un modo per lanciarsi e per farsi conoscere al grande pubblico. 17:45, ci avviamo a piccoli passi, abbiamo ancora un quarto d'ora, verso la fine di questa terza puntata di Fatti e Facezie, Storie di ieri, di oggi, la musica di sempre. Spero ci sia ancora voglia di ascoltare musica da parte vostra, perché naturalmente ne avremo ancora un po'. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer. Si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je me suis fait mal en m'envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
È notizia di qualche giorno fa che Federico Salvatore è stato male, si è sentito male. Federico Salvatore, lo sapete, è cantautore, cantante, cabarettista, in realtà napoletano. Ebbene, ora è sotto osservazione, a quanto pare, è sottoposto ad una serie di accertamenti. In ottime mani, dice, ha fatto sapere Flavia D'Alessio, che è la moglie di Federico Salvatore, confermando proprio la notizia del malore del quale è stato vittima il cantautore